mi dona la sua forza. Necessario occultarmi qui. Brigworth, una foresta di spade sassoni attende oltre quelle mura. Devo consigliarmi con Basim. Sarà qui vicino. Che cosa hai scoperto? Brigworth trabocca di guardie arrivate dal fiume. Pare ci siano due dei migliori uomini di Fulke a capo delle operazioni. Uccidiamo i capi e bruciamo le navi. Così indeboliti e in preda al panico non raggiungeranno mai Fulke a Porchester. Gli uomini spaventati pensano solo a sé. È un buon piano. Ben sorvegliato. E muori! Scoccate sul bersaglio! Speranze.
Uno, ne manca un altro. Deve essere vado vicino subito. Alle barche. Abbiamo finito. Fulke non riceverà rinforzi da Brickwood. Ci rivediamo al campo. Deve essere sbarrato. Cristo mi guida!
spreco enorme. Metà del raccolto è andata. Soma, che sta succedendo? Banditi. Approfittano dei disordini nel Satex per riempirsi le tasche. Oggi Odino ci arride. Ho già incendiato parte della città. Finiamo insieme il lavoro. Fulke non riceverà altre armi da qui. Possiamo assaltarli ora che sono distratti, ma è più sicuro usare frecce infuocate. Li attaccheremo ora. Non c'è momento migliore. Fai strada, ti seguirò. Mettete al suolo la città! Quei carri esplodono in guati di buono. Dovrei tornare al nostro campo.
cosa? Attenzione, idiota! Birstan, è bello rivederti. Come sta la tua famiglia? Alvida si occupa della casa e del mio cuore. È riuscita a ingraziarsi persino Edred. Ed Elurich? Non è ancora tornato? Ho sentito di un uomo turbolento che si azzuffa nelle taverne. Dobbiamo sperare. Ci resta solo quello. Mi dispiace per i tuoi guai, ma grazie di essere qui. Ti ho portato un ariete di ineguagliabile fattura. Le loro porte non potranno resistere tanto a lungo. È davvero un bel regalo. Ne farò buon uso. Colpisci duro, Eivor. È mai accaduto il contrario? Eivor è tornato! Salute, morso di lupo! Sei un po' pesante oggi. Jarl Soma, sembri molto seria. Penso alla battaglia che ci attende. Ogni conflitto ha un costo. Chi lo pagherà questa volta? Noi due sappiamo bene cos'è la perdita. Il dolore dell'assenza è una ferita che non si rimargina mai. Ma potremmo riportarti tuo fratello. È già qualcosa. Saranno Fulke e i suoi uomini a pagare oggi, non noi. Vorrei esserne sicura quanto te. Vescovo Deorlaf. È molto strano vedere un uomo di Dio in prima linea. Ti sorprenderà, ma da giovane i cavalli e la caccia non mi erano così estranei. Quest'oggi combattiamo i Sassoni, Deorlaf, non i Britanni. E non siamo certo in mercia. Io combatto Fulke, una falsa cristiana che deforma la parola di Dio. Se potrò contribuire alla sua caduta, lo farò. Dunque sei il benvenuto, amico. Uba, qualche consiglio prima di iniziare? Consigli? Ma a te non occorrono. Tu non cammini all'ombra di nessuno, Eivor. Una gran lode dal figlio di Ragnar Lodbrok. Forse un giorno i nostri cammini ci condurranno alla rovina, Eivor. Ma almeno avremo scelto noi i nostri passi. Hai provocato un bello scompiglio. Gli uomini di Fulke sono allo sbando e non sanno dove colpirai di nuovo. Porchester non ha né scorte né soldati sufficienti per respingerci. E tu hai guadagnato tempo per aspettare gli alleati. Sono arrivati in molti, persino il vescovo. Come avevo promesso. Seguo la parola di Dio, sarebbe indegno se non mantenessi anche la mia. Bene, basta con le ciance.
Abbiamo del sangue da versare. Eivor, brutte notizie. Uno dei caduti aveva una lettera. Fulke ha chiesto rinforzi. Rinforzi? Un'armata sassone in marcia da Winchester. Io e i miei uomini andremo loro incontro. Li tormenteremo ad ogni passo per farti guadagnare tempo. Possiamo iniziare subito l'assalto. O vuoi prima parlare con i tuoi alleati, se non l'hai ancora fatto? Il calore delle parole può sciogliere la paura. In marcia! Prima che il sole tramonti, Sigurd sarà di nuovo tra noi. E avrò la testa di Fulke su una lancia. Si comincia! Eivor! Hai apprezzato il dono che ti ho lasciato a Canterbury? Tu morirai oggi, Fulke! Ma i tuoi uomini possono ancora salvarsi! Risolviamo la faccenda con un duello! Non c'è niente da risolvere! Muori pure sulle mura se vuoi! È una tua scelta! Non esistono mura abbastanza alte da fermarmi! Allora vieni! Riprenditi tuo fratello se ci riesci! Ti aspetterò con lui! Per trovarci... non avrai che da seguire le sue grida. Fulke! Che diranno gli scaldi quando narreranno di oggi? Diranno che abbiamo scatenato un tale massacro! Che lo stesso Odino si è alzato dal suo trono per ammirarlo! Diranno che i cieli erano neri di corvi, giunti a cibarsi dei caduti sassoni! Dunque levate al cielo le vostre spade, fratelli e sorelle! Poiché quest'oggi scolpiremo i nostri nomi nella leggenda! Sto arrivando, fratello. Mille battaglie e poche cicatrici, Basim. Qual è il tuo segreto? Non farsi colpire. Ah, la strategia semplice è la migliore.